Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 10 novembre. Abbiamo bevuto bene, insomma, nella terra del Barolo si beve bene, benissimo, siamo qua a Batasiolo, però quello che vi voglio raccontare è quello che c'è scritto oggi sui giornali. Buongiorno Alessio, buongiorno Don Egidio, buongiorno Benny. Che cosa è successo? C'è la questione dell'Ilva, che ovviamente è la questione fondamentale, e cioè ci si chiede che cosa bisogna fare per l'acciaieria dove i francesi, gli indiani vogliono andarsene via. E il titolo oggi del Corriere della Sera è fantastico. Piano in tre punti. Vediamo quali sono questi tre punti. Sarebbe rimettere lo scudo regale e, come si dice, accettare una riduzione dei dipendenti dell'Ilva. E su questa cosa qui ovviamente c'è tutta la sinistra che non è d'accordo, perché c'è stata una lite furibonda ieri, buongiorno Santino che vedo che si collega ora, c'è stata una lite furibonda tra Landini e Boccia. Boccia è presidente della Confindustria, ha detto se un'azienda è in crisi si devono ridurre i dipendenti, mentre invece come si dice, Landini che cosa ha detto? Ha detto banalmente oggi è un casino fare questa, ciao Rita, ciao Giada, e Landini ha detto ma che sei pazzo, sono parole senza senso perché c'è un accordo e dovresti rispettare questo accordo. Quindi lite furibonda tra la CGIL e la Confindustria come si succedeva da tempo. E poi alla fine però la cosa straordinaria è il governo al contrattacco, il titolo del Fatto Quotidiano, perché il governo sarebbe al contrattacco secondo loro perché avrebbero fatto una manovra ai commissari per d'urgenza, l'articolo 700, per obbligare gli indiani a rimanere o a rispettare gli accordi. Allora ragazzi, qui sono ancora fissati questi geni col fatto che il diritto è più importante dell'economia, e il diritto può far sì che uno continui a gestire un'azienda quando non la vuole gestire. Qui non abbiamo capito che questa azienda gli hanno sequestrato un altoforno, questa azienda gli hanno sequestrato il materiale come prova, cioè se questi vogliono andare via non c'è un cazzo di diritto, niente, se ne vanno via, questo è il punto. Bene o male che sia, purtroppo la realtà è questa, è inutile che prendiamo in giro gli italiani. L'altra questione bellissima oggi del Corriere della Sera, l'altra suggestione, cosa può succedere senza l'Ilva, e ci fanno due articoli, uno accanto all'altro, la RUR che ha fatto il museo e dall'altra Arese che ha fatto uno shopping center, Arese dove c'era l'Alfa Romeo nei tempi d'oro. Allora, voi veramente pensate che sia possibile riconvertire in un museo o in uno shopping center un'azienda come l'Ilva? Perché ovviamente se tu stai in un... Se tu stai in un posto in cui l'economia cresce, tutto cresce, certo che ci vuole essere un shopping center, per il semplice motivo, uno guadagna i soldi e poi li spende nello shopping center. Ma voi avete idea che cazzo vuol dire a Taranto avere 10.000 famiglie che non lavorano più? I figli possono fare gli ambientalisti, possono fare i verdi, possono fare, come si chiama, i navigator, ma non avranno un euro, uno che sia uno, da spendere, perché lì, oltre all'Ilva, non c'è nulla d'altro. Magari colpa del passato, certamente, colpa di quelli idea dell'industrializzazione del sud assurda che fece lo Stato, ma ragazzi non si esce da questo, non si riesce a riconvertire qualche cosa se il tessuto intorno non ha soldi, non ha economia. Vi è chiaro o è difficile da capire questo concetto? Ma vado avanti, oggi ho letto sul Messaggero, altra notizia della giornata, che ne prosta qua al 2022 faremo un'assunzione di 450.000 dipendenti. Quale azienda al mondo può assumere 450.000 dipendenti? La pubblica amministrazione italiana, 150.000 l'anno prossimo e poi 150 e 150. Io dico, perché non c'è un cazzo di politico di destra, di sinistra, di centro? Ho incontrato ieri Mauro qua proprio alle Langhe che mi diceva perché non riduciamo la spesa pubblica. Ecco, un politico che ci dica ragazzi non ce li possiamo permettere 150.000 dipendenti pubblici in più. Ah, ma i servizi ho capito, staremo con meno servizi, dovremo farne a meno, dovranno lavorare di più, ma nelle aziende normali cosa succede quando si è in crisi? Si assumono 150.000 persone. Noi stiamo togliendo, strozzando gli italiani, mettendo nuove tasse e assumiamo 150.000 dipendenti pubblici in più. Vi sembra una cosa normale? La riuscite a spiegare a vostro figlio che in casa brucia e voi dovete rimanere in casa perché dovete assumere 150.000 dipendenti? È una cosa che ti fa venire il sangue al cervello. Oggi ne parla soltanto il Messaggero. Poi dopo, le questioni politiche vi danno il senso di cosa sia diventato il centrodestra. Cioè la questione politica centrale oggi è il futuro di Mara Carfagna. Toc toc!
voi pensate che qualcuno al mondo conosca le posizioni politiche di Mara Carfagna? Voi avete sentito un'idea da Mara Carfagna? Voi avete un'idea, diciamo, del suo posizionamento politico di Mara Carfagna? Voi pensate che Mara Carfagna possa essere la leader di un centro moderato, come pensa Flavia Perina, una signora Flavia Perina, che mi ricordo gli attacchi indecorosi che faceva al giornale perché difendeva Fini e la sua casa di Monte Carlo? Ci sei? Flavia Perina, Monte Carlo, hai presente quella roba di Monte Carlo? Adesso Flavia Perina e Mara Carfagna sono perfette insieme. Oggi sulla stampa dice finalmente una destra moderata. Sì, quella di Fini, che veniva considerata nel 94 un fascista. Dov'era la Flavia Perina quando consideravano Fini un fascista? Dov'era? Era lì che lo difendeva o lo ha iniziato a difendere soltanto, anzi forse lei era un ex fascista, soltanto quando ci fu la casa di Monte Carlo? Allora lì sì, siccome si beccava i soldi bisognava difenderlo. Ma comunque il concetto fondamentale, Sallusti oggi dice, Mara Carfagna passa a diventare la ruota di scorta di Renzi, di Elena Boschi. Ma non è il punto questo, secondo me, soltanto, con tutto il rispetto, né quello della Flavia Perina, né la tentazione di Mara Carfagna di Renzi, è l'irrilevanza di quello di cui stiamo parlando. Chi se ne frega, dice uno la cravatta Nicola perché sto facendo una cosa, cioè che Mara Carfrega, dice, ma chi se ne frega, veramente noi pensiamo che il centrodestra moderato, come qualcuno ha, ma soprattutto quelli di sinistra, si possa reggere su Mara Carfagna? No, perché ditemelo, perché allora abbiamo sbagliato tutto. Lei è una persona adorabile, per bene, avrà mille ragioni, ma io sto cercando di capire chi possa sostituire quell'idea nel 94 di una destra liberale. Beh, insomma, ci siamo capiti. Nel frattempo, voglio dire, dall'altra parte, intervista di Gualtieri, ministro dell'economia, oggi a Repubblica, che dice la seguente cosa: se vince, se facciamo tornare Salvini, l'economia italiana sprofonda. Beh, insomma, direi che da quando c'è Gualtieri non è che l'economia italiana sia volata, tutt'altro. Ma la cosa incredibile, questa è quasi più incredibile della Mara Carfagna, è che Repubblica, quando sente il ministro dell'economia, gli fa dire: il ministro svela le sensazioni registrate dopo aver incontrato i ministri europei. Cioè, il ministro italiano svela che i ministri europei che lui ha incontrato hanno la sensazione che l'Italia crolli se arrivi Salvini. E noi gli facciamo l'apertura di Repubblica. Le sensazioni di Gualtieri. E come cazzo se le fa le sensazioni di Gualtieri sentendo i ministri europei? Esattamente quelli che proprio Salvini non lo vorrebbero neanche dipinto a colori. Chiaro? E questo è il fondo e l'apertura di Repubblica. Poi dici, Porro, tu sei a fare le news polarizzate. Non è che io faccio le news polarizzate, se io mi leggo Repubblica che mi dice che viene a dignità di apertura del giornale le sensazioni che c'ha un ministro riguardo un suo avversario sentendo i ministri europei, e allora vale tutto, mi faccio una bottiglia del Barolo e faccio prima. Poi su Gualtieri vi ho parlato, delle pubbliche amministrazioni della Carfagna vi ho parlato, c'è poco d'altro se non le elezioni spagnole, di cui parleremo domani a lungo, perché oggi c'è un piagnucolare su tutti i giornali italiani. Tutti i giornali italiani sono preoccupati perché Sanchez, il ministro che ha riportato le elezioni, quarte elezioni in 4 anni, in Spagna si può fare evidentemente, in Italia non si può andare a votare, in 4 anni rischia di perdere, rischia di perdere le elezioni Gualtieri, Sanchez, il socialista, e tutti i giornali italiani sono preoccupati della possibile vittoria di Vox, e il suo rappresentante sarebbe una specie di Salvini. Quindi voi vi rendete conto la sensazione che hanno i ministri europei, non solo come Gualtieri della vittoria di Salvini, ma anche della vittoria di Vox. Allora, si può uscire da questo pezzo, da questo pensiero unico? Si può ritenere che gli elettori votano quello che vogliono e poi vediamo come e giudichiamo dopo a posteriori cosa fanno? Abbiamo visto Conte che ha detto tutto il contrario di tutto, prima ha detto che lo scudo penale con Ilva ci voleva, poi oggi ci dice che c'è un nuovo piano. Abbiamo visto Gualtieri che ci ha spiegato che l'Italia doveva essere ha disinnescato le clausole IVA e non c'erano tasse, poi abbiamo visto 5 miliardi di tasse, poi abbiamo la sensazione oggi che siamo ritornati alla casella di partenza. Questo governo ha una sola giustificazione: far fuori Salvini e il centrodestra dal possibile governo di questo paese. Nel frattempo Mara Carfagna chissà in quale partito andrà. Viva il Barolo, grazie Patrizia, ciao.